parte della Maccabi Haifa, comincia malissimo per la Juventus, immediatamente sovrastata in quanto a energia soprattutto nella squadra israeliana, prima occasione e alla seconda il Maccabi Haifa è passato in vantaggio con Azzili, grande protagonista della partita di Torino, aveva colpito tre pali Azzili che non aveva giocato dall'inizio perché aveva osservato il digiuno prescritto dallo Yom Kippur. Qui va a toccare di testa e non riesce a evitare che il pallone termini oltre la linea di porta. Szczęsny è andato a saltare una torsione strana perché nemmeno guarda, è quasi spalle alla porta, sì. Azzili mentre tocca questo pallone angolatissimo, però non credo che Szczęsny in questo caso abbia avuto particolari responsabilità. Maccabi Haifa 1 Juventus 0 all'ottavo minuto. Però l'avevamo detto Daniele, attenzione perché da quella parte, fascia sinistra del Maccabi, Cornu scende sempre con puntualità e soprattutto a un gran piede, mette dei palloni forti e tagliati, e qui Azzili è stato sfortunato nella partita d'andata, ma qui trova il tempo inserimento perfetto, colpisce con la schiena, io l'ho rivisto bene, non è né un colpo di testa ma è stato solamente con la schiena, solamente che la contorsione ha chiaramente ingannato Szczęsny, e questo è un gol pesantissimo perché la Juventus non doveva prendere gol nei primi 10 minuti, adesso la partita si complica. Ancora Maccabi, arriva il secondo gol, sempre di Azzili, gioiello di Azzili, sotto alla traversa, pure il sinistro. La Juventus a guardare, contropiede condotto da Pierrot nell'area di rigore, Azzili sulla destra con il sinistro, lo ha piazzato lì sotto, non sa veramente più cosa pensare, che cosa dire. Massimiliano Allegri, arriva la doppietta di Azzili, dicevi Massimo, dicevamo della gara di Torino, sì, tra le in mezzo alle gambe di Alexandro, se non ricordo male, mi è andata veramente a piazzarla lì, imparabile per Szczęsny, sì, sul suo palo, quanto spazio aveva Azzili, dove erano i difensori della Juventus, perché Alexandro ha lasciato 4 metri ad Azzili, libero di piazzare il pallone, di battere a rete. Maccabi Haifa 2 Juventus 0, incredibile, meritatissimo dalla squadra israeliana. Mancano 2 minuti alla fine del primo tempo e la Juventus è veramente a un passo dal precipizio sportivo. Sì, dal precipizio sportivo, hai ragione, perché anche in questo caso perdono palla al centrocampo e hanno la possibilità di avanzare con grande libertà. Bravo Pierrot a dare questa palla sull'inserimento appunto di Azzili, che poi è bravo a fintare di calciare sul palo lungo e la mette invece sul primo palo, inganna Szczęsny, nulla da fare, però tutto troppo facile la Juventus, veramente dispiace dirlo perché poi io sono stato giocatore, magari non a questi livelli, però quando entri in questi momenti uscirne non è per niente semplice. Sì, però il momento deve... Poi dopo i problemi di contratti o non contratti, questa è una cosa che dovrà vedere la società, ma ovviamente se penso al tifoso, alle critiche che ci sono, io credo che la Juventus deve capire che è finito un ciclo, ma non da quest'anno, da un paio d'anni almeno. La ricostruzione è sempre difficile per qualsiasi squadra, prima lo capisci dal mio punto di vista e prima ritorni ad essere protagonista. Iolea, giustamente ad accompagnare, sì, la festa dei tifosi del Maccabi Haifa, ma si è mai vista la Juventus a subire in questo modo i passaggi della squadra avversaria sul 2-0, insomma, sì, vedremo che succederà, c'è la questione economica, il bilancio fortemente in passivo della Juventus, oltre 250 milioni, c'è quel contratto che lega Massimiliano Allegri alla Juventus, e poi di questo stiamo parlando, Allegri al quale è stata manifestata, ribadita la fiducia più volte anche prima di questa partita, adesso però insomma comincia tutto a essere estremamente difficile per la Juventus, per il suo allenatore. Sì, ci saranno certamente provvedimenti
drastici, o comunque qualcosa ci sarà. Sherry intanto mettere un pallone in mezzo, Rugani fino a lontano, eccolo qui l'urlo, l'urlo del Sammy Hofer, non credono ai loro occhi i tifosi israeliani che saltellano anche qui a pochi passi dalla mia postazione. Il Maccabi Haifa ha battuto la Juventus per 2-0 meritatamente, abbiamo detto più volte con Massimo Orlando nel primo tempo, la doppietta decisiva di Azzili, gol al settimo e al 42esimo, poi anche una traversa di Sherry, altre occasioni la Juventus con Di Maria fuori per un problema muscolare sull'1-0 per il Maccabi, ha impegnato in un paio di occasioni il portiere del Maccabi Haifa Cohen, con Vlahovic alla fine del primo tempo, con Rugani nel secondo, decisamente troppo poco. Massimo, lascio a te il commento finale. Che dire Daniele, veramente non ci sono parole, la Juventus brutta, troppo brutta per essere vera, però insomma è quello che stiamo vedendo dall'inizio della stagione, non dobbiamo girarci intorno, la Juventus che gioca male, che non ha idee, una squadra veramente irriconoscibile, e bisogna fare i complimenti al Maccabi che ha giocato con la qualità, con la voglia, con l'intensità che invece avrebbe dovuto mettere la Juventus, e si porta a casa meritatamente questa vittoria. Dispiace perché chiaramente da giocatore mi metto nei panni dei giocatori della Juventus, che deve essere un momento difficilissimo, però qualcosa deve cambiare, perché ti chiami Juventus e fino alla fine dell'anno non puoi andare avanti calcistico, ovviamente non puoi andare avanti giocando in questo modo, è troppo dura. Grazie a Massimo, grazie Orlando, a te. Buona io ricordo a tutti. Il